Il giullare Mingherlino e il castello scomparso. Nel piccolo aeroplano, Giullarino chiuse gli occhi, terrorizzato per la sua povera vita in pericolo. Non era mai stato in giro per il mondo prima di allora. Spero solo che il comandante Pien di Vento sappia dove va! Pensò. Invece, il comandante Pien di Vento non aveva idea di dove stesse andando. Cercava disperatamente di evitare dei rami enormi che sembravano piombargli davanti dal cielo. Chiedo scusa per questo volo un po' accidentato, vecchio mio, gridò. Sarà meglio che voliamo un po' più basso. Ciò che seguì fu un incubo per Giullarino. Poi, all'improvviso, si trovarono in un folto garbuglio di ramoscelli e foglie. L'aria si riempì del ronzio di migliaia di insetti che schizzavano via in ogni direzione. Un momento dopo stavano scendendo a capofitto su uno stagno pieno di pesci e le ali dell'aereo quasi toccavano l'acqua. Attento alle rocce! Strillò Giullarino. Risalirono nuovamente, veleggiando, facendo capriole e sfiorando ogni angolo del giardino. Ma del castello scomparso nemmeno l'ombra. Infine, le parole che Giullarino tanto desiderava si fecero sentire. Tienti forte! Strillò il comandante. Stiamo atterrando! Pochi secondi dopo, atterravano sul tetto di un capannone. È inutile! Bofonchiò Giullarino, barcollando fuori dall'aeroplano. Ma il comandante Pien di Vento non si arrendeva così facilmente. C'è un posto dove non abbiamo cercato, disse guardando sotto di sé. È vero! Esclamò Giullarino. Nel capannone! Presto, andiamo! Scivolarono giù lungo una grondaia e guardarono dentro. Per Giove, Giullarino! Ecco il tuo castello! E infatti c'era un castello sul tavolo, solo che era tutto dipinto di un brillante rosso lacca. Il povero Giullarino era delusissimo. Temo che questo non sia il mio castello. Con fatica si arrampicarono nuovamente sul tetto del capannone. Mi dispiace, vecchio mio, disse il comandante. Credo che faremo meglio a tornare. Sta diventando buio. E per di più, cominciava a piovere. L'aeroplano decollò dal tetto. Ma malgrado gli occhialoni, il comandante non riusciva a vedere dove stessero andando. All'improvviso si udì un rumore assordante e uno strillio acuto. Piume scure volavano per l'aria. Si erano scontrati con un enorme uccello nero. L'ala destra si è rotta! Vociò il pilota. Ma credo che ce la faremo lo stesso. Lo spero! Sospirò Giullarino. E di nuovo l'aereo salì verso il cielo. Erano bagnati fradici entrambi quando finalmente rientrarono dalla finestra e atterrarono sani e salvi sul pavimento. In lontananza udivano una folla di gente festante che applaudiva. Il comandante Pien di Vento saltò giù dall'apparecchio per investigare. Salve, Gualtiero! Gridò. Cos'è tutta questa allegria? È per Giullarino! Ridacchiò il pagliaccio. Ha vinto il concorso per la casa più bella, ma non riusciamo a trovarlo da nessuna parte. Il comandante Pien di Vento corse ad aiutare l'inzuppato Giullarino ad uscire dall'aereo. Vieni, vecchio mio, esclamò concitato. Ho una sorpresa per te.
Giullarino non credeva ai suoi occhi. Proprio di fronte a lui si ergeva il castello Rosso Lacca, con le torrette scintillanti e le bandiere candide come la neve. Giullarino era sbigottito. Quando si riprese, la cerimonia di consegna del primo premio era già finita e la folla festante era andata a consegnare il secondo premio. Giullarino salutò il comandante ed entrò nella sua casa nuova fiammante. Ma dentro tutto era esattamente come nel suo vecchio castello. Che strano, pensò. Questo è il mio vecchio castello. Non avrò bisogno di nuovi libri di avventure per un bel popò dopo quelle che ho passato. Ho solo bisogno di dormire. Ma c'era una cosa che doveva fare prima di andare a letto. Giullarino si sedette a scrivere una lettera molto importante. Caro comandante pien di vento, grazie per il suo aiuto. Le accludo il milione che ho vinto. Così potrà riparare il suo aeroplano. Se passa di qui, l'aspetto per un tè e due chiacchiere. Il suo affezionato amico Giullarino Mingherlino.